Ecco, tra un po' arriva anche Giovanni, che mi sta scrivendo. Intanto grazie, poi come dire, la condivisione post online è un po', come dire, anomala, chiaramente. Intanto io e Stefania ci scrivevamo perché obiettivamente, insomma, anche se io sono la regista, devo dire che il finale di questo documentario, non so voi, anzi, anche. Stasera sono qui, siamo qui anche per ascoltarvi assolutamente, però insomma a me stessa come dire, che ho fatto la regia e buona parte insomma di tutte le riprese che avete visto, anche poi appunto soprattutto la manifestazione del 27 ottobre 2019, c'era con me anche Marco Balestra, che è il mio montatore, filmmaker, insomma, che mi ha aiutato in questo lavoro immane, perché come avete visto 50, in 50 minuti ci sono stati praticamente, insomma, più di 6 anni praticamente, insomma, di storia, ecco. Se poi volete, adesso poi aspettiamo appunto Giovanni, se però magari avete delle domande, volete sentire anche Stefania, assolutamente siamo qua. Intanto ringrazio Elena Zeziola, che aveva scritto prima. Dammi pure del tu, per favore, anche se sono anziana. È bellissimo. Va bene. Tra l'altro, poi scrivimi su cittadinireattivi@gmail.com, rimaniamo in contatto perché mi spiegherai, insomma. Molto volentieri, molto, molto volentieri. Anche perché abbiamo avuto un po' di tirocinanti con la nostra associazione, l'ultimo tra l'altro, Nicola non c'è stasera, però Nicola Petrilli ha vinto proprio con la sua tesi di master. Io appunto ho fatto da docente anche al master anticorruzione dell'Università di Pisa, e abbiamo da qualche anno, insomma, ospitiamo dei tirocinanti, e l'ultimo Nicola, che poi insomma è anche entrato in associazione, ha vinto il premio ICQ Laura Conti per la migliore tesi ambientale su oltre 300 tesi, e il lavoro che lui ha fatto è su Taranto, invece, che nel mio cuore dovrebbe essere il prossimo documentario, perché anche lì ho girato negli anni, meno ovviamente per la distanza rispetto a Brescia, però come dire, sicuramente è una storia che è attualissima anche quella. Eccoci.
Ci sei anche tu nel documentario, Giovanni, ti sei visto? Sì, ho sentito la mia voce verso la fine e al solito cicciarare Ma poi sempre. adesso ti ho Sì, sentivo il mio solito chiacchierare indisponente in di sottofondo là quando c'era la conferenza stampa. Tra l'altro non so come mai c'era l'internet, boh, rotto, non lo so, andava Esattamente, a me gira, però l'internet. effettivamente può essere, per cui... Quindi gli ultimi, mancano ancora, insomma, gli ultimi minuti della manifestazione, però ricordo anche il finale, sottofondo quello di... è un po' emozionante, devo dire, anche per me, insomma. No, 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 lo so, infatti dopo assolutamente rientro a rivedermelo, se lo lasci disponibile ancora quel Sì, 5 minuti. assolutamente, tutta la sera rimane sicuramente, poi lo chiuderò domani, per cui... Adesso spiego anche perché lo chiudo, perché... Il problema vero è intanto perché vorrei che così Storie Residenti e questo progetto appunto 3 anni fa, come avete visto nei titoli di coda, la produzione di questo documentario, così come l'altro che abbiamo fatto su Casale Monferrato, che proprio l'anno scorso invece abbiamo proiettato a maggio con Fry for Future Roma e Casale Monferrato. È stato prodotto dal basso, è stato prodotto grazie ai cittadini con una campagna di crowdfunding. Questo nonostante io facessi inchieste anche per grandi testate, come avete visto, insomma, tutti i ritagli, la maggior parte dei ritagli che vedete nelle inchieste sono inchieste che io ho fatto da Sole 24 Ore fino a Wired, eccetera, eccetera. E però nessuno produceva questo tipo di lavoro e quindi a un certo punto c'è stato un bando di... Banca Etica, dove si chiedeva di raccontare la sostenibilità e le persone che lottavano per la sostenibilità, e il progetto, insomma, è stato selezionato. Poi abbiamo raccolto non esattamente la cifra che speravamo, un po' meno, però abbiamo superato, insomma, tra gli 8 e i 10 mila euro. E il primo documentario è girato tantissimo nel 2018, quindi l'abbiamo portato in giro per l'Italia con anche lì la protagonista che è Giuliana Busto dell'Associazione Familiare Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, ed è andato dappertutto, da Roma al Festival in Campidoglio, al Festival della Resilienza, della Partecipazione, insomma. E lo stesso avremmo dovuto fare con questo, qui con Stefania l'anno scorso di questi tempi avevamo fatto la prima civica proprio a Brescia il 22 di febbraio. E il 6 di marzo avremmo dovuti essere al Festival del Giornalismo Ambientale, invitati appunto dal Ministero dell'Ambiente. Insomma, poi come sapete, il 6 di marzo io ero in viaggio per Roma, il 4 ero a Roma, poi chiaramente tutto saltò, insomma, Consiglio dei Ministri, lockdown, quello che sapete. E quindi questo però ci ha impedito sia ovviamente la distribuzione, e durante la distribuzione noi chiedevamo delle donazioni, almeno per coprire una parte delle spese. Quindi il motivo è duplice. Vorrei che le proiezioni online, anche gratuite come quella di stasera, siano però condivise. Non voglio lasciare il documentario così abbandonato da solo. E per vari motivi, sia per rispetto delle persone che, come dire, sono storie vere e rispettose, e poi anche, e questo è, ci tengo, ecco, questo era sicuramente uno dei nostri motivi. Speriamo, insomma, che nei prossimi mesi, come dire, si possa tornare a farlo, insomma, questo è. Ma una domanda, magari una domanda banale, ma non per forza, forse. Perché per esempio quel documentario, in particolare quello su Casale, non era prodotto, non, cioè era difficile da produrre? Cioè, so che sembra una domanda banale, ma forse non lo è così tanto. No, non lo so, esatto. In realtà, allora, su Brescia sicuramente abbiamo avuto più problemi, adesso poi vi racconterò. Su Casale abbiamo avuto meno problemi, in realtà, perché in quel caso l'amministrazione di Casale Monferrato e l'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto hanno stanziato più di 2.000 euro e quindi, come dire, hanno dato patrocinio straordinario, un contributo al progetto molto forte. Quindi in quel caso lì no, ma il caso di Casale è un caso più che anomalo in Italia, in Europa e nel mondo, nel senso che la bonifica Casale città perlomeno ha vinto la sua lotta contro l'amianto. Brescia, Milano, Varese no. Casale Era una sicuramente storia distante.
nel tempo, e quindi ormai la cittadinanza e tutti quanti erano compatti, tra virgolette, mentre insomma questa è ancora storia viva e che brucia, sì. Diciamo. Sì, in parte è vero questa cosa, perché a Casale, questo l'ha detto anche la presidente di Afeva a Stefania, perché poi Stefania e Giuliana si sono incontrate, se guardate il nostro archivio abbiamo fatto anche delle presentazioni insieme, e effettivamente Giuliana diceva che a Stefania che in realtà è proprio perché è accaduto prima, cioè Casale Monferrato si è rivelata all'amianto nel 1989, e quindi Brescia, come avete visto, ha iniziato a prendere coscienza del dramma dell'inquinamento da PCB intorno agli anni 2010-2013. Ci è voluta quella trasmissione televisiva, le prime inchieste, appunto io ne scrissi nel 2012. Mentre io giravo in città, girava anche la troupe di Presa Diretta, quindi tanto è vero che molte delle interviste che poi sono andate online con Presa Diretta erano le stesse che avevo fatto io, quindi io ovviamente da freelance me le tenni lì perché dicevo, vabbè, cosa vai a confezionare una roba uguale. Poi però ebbi questa intuizione, cosa che magari la TV di Stato potrebbe fare ma ha fatto meno, così come l'ho fatto anche su Casale Monferrato, di andare avanti a seguire la storia, perché Stefania, Marino mi tenevano informata. Quindi io perché tornavo a Brescia? Perché c'era sempre qualcuno che ci mandava... Ci sono i colpi di scena, abbiamo visto. Esattamente. E quindi questo è fare giornalismo d'inchiesta, ma anche giornalismo di comunità. Ecco, questo è un po', visto che c'era Elena Zenzeola prima che parlava di giornalismo costruttivo, sì, sicuramente è un modo, come dire... Ma non è anche diverso, è giornalismo, cioè perché... No, anche perché aiuta, parlo, non mi sento più giovanissimo, ma facciamo così, faccio finta di parlare in qualità di giovane, ci aiuta a tenere le fila, nel senso di molto, cioè di quello che c'è prima e di quello che poi avverrà dopo. Cioè, penso che sia, parlo ovviamente ancora a titolo personale, è essenziale una cosa del genere, perché ci aiuta a capire non solo da dove veniamo, se vuoi, ma soprattutto a collegare tutti quanti i pezzi e dire che non solo non sono scollegati fra di loro, ma anzi abbiamo visto acqua, aria, terra, suolo, insomma è tutto molto connesso, ma e magari la classica cosa, a imparare un po' di più. Insomma, la storia ci insegna che la storia non ci insegna niente, diceva Manzoni. Però insomma, io sono convinto che alla fine qualcosa di qua o di là, storie come questa possono forse... Assolutamente sì, secondo me sì, perché Lombardia-Brescia è un caso anomalo, cioè dobbiamo dirlo in positivo, cioè ci sono state poche, io come dire, come avete capito, sono tanti anni che seguo questi temi, Bazzichi. e le più grandi manifestazioni ambientali, tra le più grandi ci sono state queste organizzate a Brescia, cioè non ce ne sono state così tante e così numerose, e come avete visto... Addirittura nel 2016 il movimento Basta Veleni portò in piazza anche i sindaci di tutta la provincia. Anche quella è una cosa, io l'ho vista solo in Val di Susa, ecco, giusto per una cosa analoga, ho girato infatti anche in Val di Susa, anche lì, l'ho vista solo in Val di Susa, cioè, come dire, i sindaci che si stanno opponendo tuttora a quella che è una grande opera che, a proposito di impatto climatico, di fatto, insomma, pagheremo per non so quanti decine e decine di anni. 2065 sembra, Esatto. dicono, insomma, poi i calcoli No, ma hanno più o infatti so hanno che meno, ecco. voi siete molto preparati e la politica, come sapete, i miei colleghi in tante testate che sul TAV e poi Proviamo a farci appoggiare dai numeri. in È tutto importante, tutto Assolutamente, importante, infatti. e tutto, come si può dire, i treni sono grandissimi nostri amici, però se io devo dire dove andare a fare impatto, a far beneficiare i cittadini, a diminuire le emissioni, abbiamo 5 milioni di cittadini che si spostavano, facciamo pre-pandemia, con i treni locali, allora forse la priorità è decisamente un'altra, ecco. Assolutamente sì, infatti sono d'accordissimo. Voi Altro anche dal nostro punto di vista, Brescia, per quanto fosse, cioè, città, poi Interland in realtà è molto grande, ma anche i numeri che abbiamo visto con Fridays for Future, 15.000 al primo giro, poi 4-5.000, poi di nuovo 15.000, erano numeri molto alti rispetto a altre città, anche molto grandi. Ecco, ci cioè abbiamo fatto gli stessi numeri di città ben più grandi di noi, e penso che anche questa cosa qua, insomma, derivi dal fatto che...
infatti confermi quello che vi dicevo, cioè sicuramente c'è una bella reattività a Brescia rispetto al resto della Lombardia e questo è una bella cosa. Ce l'avete però, come avete visto, ce l'avete un po' nel DNA anche. Non ci purtroppo è anche nel sangue, sì, qualcuno potrebbe dire, ma non nel senso positivo del termine probabilmente. Però sì, diciamo che è una sensibilità, cioè la parola ambiente risuona di più, facciamo così, per non dire che ce l'abbiamo nel sangue. Ecco, io magari non voglio chiedere, non so, adesso come siete organizzati di solito, mi interessa se qualcuno vuole commentare oppure dire se insomma... Certo, Se... assolutamente, 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 che è la parte più interessante, penso. È un feedback verso voi, cioè come dire, visto che come dire, è stato pensato anche per parlare alla generazione Fridays for Future e anzi quell'incontro che c'è stato proprio con Rachele quel giorno durante la manifestazione per me è stato illuminante e tra l'altro è una, secondo me, delle, dal punto di vista registico, delle scene più belle, spontanea come tutto è documentario perché non c'è fiction in questa... In questo, nessuna ripresa è stata rifatta in visione di videocamera con tutti i limiti che potete immaginare, audio, telecamere, microfoni che volavano, cose del genere. Però ecco, e questo è il suo pro e il suo contro, chiaramente. Però insomma, questo è. Non so se poi se Comunque, fate. appunto, ci sono domande se qualcuno ha qualche dubbio amletico, anche non amletico, ecco, anche meno che anche non shakespeariano, qualche curiosità in particolare su questa che è più che storia viva, ecco. Io sì, Vai. ottimo. avrei una domanda, non è un dubbio amletico, però prima mi permetto di fare un commento, nel senso che visto che prima Rosy, che vabbè mi ha chiesto di darti del tu, quindi ti do del tu, hai rimenzionato il concetto di giornalismo costruttivo che, come ti avevo scritto prima in privato, è stato oggetto del mio progetto di tesi triennale e visto che non so quanti magari lo conoscono, riassumo brutalmente il giornalismo costruttivo. È un modello di giornalismo che fondamentalmente non si concentra soltanto sulla narrazione di conflitti o di problematiche, ma anche appunto di soluzioni o modelli appunto sì, di risoluzione degli stessi, no? Delle stesse problematiche. E a livello anche appunto comunitario, quindi ripone la sua attenzione anche proprio su delle piccole o grandi comunità che si impegnano appunto per far fronte a delle problematiche che le toccano da vicino. E quindi sicuramente nel tuo documentario ci ho ritrovato anche questo, nel senso che alla fine narrare di una resistenza, di una forma di, sì, di manifestazione, di resistenza e di lotta a queste problematiche è anche far vedere, è anche narrare un modo magari non per risolvere, ma sicuramente per far sentire, far conoscere un problema e questo è sicuramente un modo che fa capire che non siamo costretti a subire e basta, ma possiamo anche farci sentire. E quello che voglio chiedere io è, visto che anch'io mi sento molto coinvolta da questo tipo di vicende, perché adesso crescendo e interessandomi anche al giornalismo e a quello che mi succede intorno, fondamentalmente, sono venuta più a conoscenza di un problema che tocca al posto in cui abito, che è in provincia di Brescia, che si chiama Valle Camonica. È una piccola realtà che però di fatto è toccata, non so, probabilmente magari voi lo sapete, è diciamo afflitta da anch'essa da un male un po' particolare che sempre rientra nella tematica dell'inquinamento, ovvero in alta valle c'è questo paese che si chiama Verzodemo, che è praticamente inquinata a causa di alcune scorie, come si dice, proveniente dall'attività siderurgica precedente, che era un'attività australiana, che poi è andata in fallimento, ha lasciato lì le proprie scorie che adesso stanno inquinando le falde acquifere. E quello che la politica, l'amministrazione di Verzodemo inizialmente voleva fare su questo sito era semplicemente bonificare sì l'area, ma spostare questi rifiuti a distanza di 500 metri semplicemente rispetto a dove sono adesso, sito, cioè questo nuovo posto destinato al deposito di questi rifiuti è però anch'esso vicino a un'altra falda acquifera sotterranea, abbastanza però superficiale, che quindi fondamentalmente porrebbe di nuovo questo problema. E quindi io mi sono chiesta,
Io qua di proteste da parte dei cittadini non ne ho mai viste e vedo che per altre questioni, anche magari minori, c'è però una, un po' un immobilismo, nel senso che forse ci facciamo bastare l'essere rappresentati comunque da tante istituzioni, ma anche da, da associazioni come Lega Ambiente. Però io mi chiedo che tipo di narrazioni dobbiamo condividerci per cercare di rompere un po' queste, queste architetture invisibili che ogni tanto ci impediscono di reagire e ci costringono semplicemente a, a subire e stare a guardare quello che succede. Che tipo di narrazioni dobbiamo cominciare a costruire diverse per rompere questo, questo, questa cosa? Allora, io ti dico la risposta che ho cercato di dare io, poi non so se anche Stefania vuole intervenire, perché questa è la prima proiezione, in realtà rimaniamo sempre su Brescia o non solo, però comunque ci allarghiamo, no? Che era anche un po' quello che avevamo sperimentato anche con Giuliana Busto girando con l'altro documentario, cioè la mia idea è stata questa, queste storie, che sono storie vere, drammatiche, ma anche con un risvolto positivo, possono essere di ispirazione. Quindi io di prima istanza ti direi, ma organizziamo una proiezione nel tuo paese e vediamo la reazione. Perché il discorso vero che ho visto, Cittadini Vertigienato, come inizialmente era una piattaforma digitale, vi parlo del 2013, vi potete immaginare, non c'erano l'uso degli smartphone come adesso, però avevo creato il sito e ancora adesso c'è la mappa, adesso la stiamo cercando di come dire, riadeguare ai tempi, non abbiamo ancora preparato l'app, eccetera, però permetteva alle comunità, e tuttora lo si può fare, di mapparsi su questa mappa, in maniera tale da fare in modo di, come dire, creare consapevolezza. Perché quello che io ho scoperto quando lessi nel 2012 quelle oltre 700 pagine della commissione d'inchiesta era che da una parte erano stati alcuni cittadini che negli anni, così esattamente come è successo a Brescia, che è partito da Marino Luzzerenti, questo discorso, anche in altri territori è stato sempre per iniziativa di singoli cittadini, no? Non ci sono mai state le grandi masse, attenzione, intorno, come dire, a queste situazioni. E voi lo sapete, cioè Greta ha iniziato da sola. È inutile che poi parliamo, possiamo, come dire, a Casale nell'89 non c'erano i social network e non c'erano le videocamere, eccetera, eccetera. Però, come dire, quella battaglia da pochi è iniziata poi, man mano, sempre attraverso, attenzione, un processo, le battaglie che si vincono, soprattutto su ambiente e salute, si vincono sui dati, come diceva prima Giovanni, si vincono se si fa rete, tra i vari attori della società. Casale è una di quelle, come dire, sicuramente più avanti anche rispetto a Brescia, perché lì c'è stata un'alleanza, cioè sindaco, sindacati, cittadini, associazioni dei familiari delle vittime. E quindi c'è stato, come dire, tutti questi vari organismi sono andati dallo Stato e hanno chiesto conto, soprattutto nel momento in cui la giustizia non ha ancora fatto il suo corso. A Brescia, come potete capire, tutto questo è ancora un po' indietro, cioè tornando a quello che dicevi tu, la lotta di Brescia e quello che racconta il documentario, non so se emerge, però il mio tentativo era questo, era far capire che le proteste fatte dai cittadini hanno portato intanto l'ASL a fare uno studio dopo 5 anni, ma pubblicare il primo studio in cui si dice che i cittadini di Brescia avevano ragione, no? Che ci si ammalava di più. E qualche mese fa è stato pubblicato un altro studio che purtroppo conferma anche la ricaduta sui tumori al fegato, sempre dovuti a questo tipo di inquinanti. E è una vittoria amara, come potete immaginare, però è una vittoria perché si è costretti, ciao Chiara, si è costretti le istituzioni a fare il loro dovere. E lo so che è un po' drammatico per certi versi, però è una vittoria perché vuol dire che si è riusciti a farsi ascoltare. Tornando
tornando alla tua realtà, che cosa ti posso suggerire? Cercare di portare in quella zona, io in Valcamonica sono stata, anche grazie agli amici di Libera, alle mamme di Castenetolo, quindi ci sono stata e so, sapevo del tuo paese, so di altri paesi e dei vari problemi che ci sono, perché sono problemi comuni a tutte le aree industrializzate in ogni parte d'Italia, dalla Sardegna, come avete visto, a Taranto, la Sicilia e via così. Cioè c'è stato questo momento, questo lo racconta molto bene Marino Luzzarenti nel suo libro, questo momento di crescita, di sviluppo, che non ha tenuto conto per decenni di quelle che sarebbero state le ricadute. Quindi sicuramente entrare in rete con realtà come la nostra, attraverso cittadini attivi, ci sono altri comitati, c'è comunque Brescia, cioè basta vedere che è già un punto di riferimento non da poco, ma ce ne sono altri in tutta Italia, primo. Secondo, studiare, documentarsi e, come quando tu dicevi il problema, ma vogliono spostare questo rifiuti di 500 metri, allora entrare nei meccanismi delle modifiche non è semplice, perché bisogna diventare quasi dei tecnici. Io stessa, quando ho iniziato a occuparmi di questo tema, pensavo che si potesse, come dire, bonificare e non avevo ancora idea di cosa volesse dire i volumi di questi terreni spostati, no? Quando uno ci ragiona, così come esattamente l'inquinamento sotto la Caffaro, capisci che lì devi intervenire in un altro modo. Bisognerà, e qui ancora è tutto aperto, ci sono dei rimedi che, come dire, dei vari meccanismi di bonifica, anche che vanno a influire sul togliere gli inquinanti dalla terra, dalle falde acquifere. Però non, come dire, non hanno ancora un'efficacia così elevata e soprattutto sono ancora quasi in fase sperimentale, cioè non sono applicati in maniera così estesa. Sta anche a noi cittadini, chiedere e sollecitare queste cose. Ecco, non volevo essere lunga, però insomma, era una domanda stimolante perché apre lo scenario, cioè quello che ha portato Elena è il senso di portare in giro questo documentario, cioè deve far scatenare questo ragionamento. Quindi dal mio punto di vista ha funzionato, se tu ti sei posta il problema sulla tua città. E poi comunque io e gli attivi siamo a disposizione, ecco, ormai... Noi siamo diventati un'associazione anche nazionale, quindi abbiamo fatto inchieste in tutta Italia, adesso appunto fare questo tipo di giornalismo purtroppo non paga, se non per sostegno dei cittadini, e quindi stiamo cercando di capire come andare avanti. Però ecco, sicuramente dal punto di vista, come dire, di indirizzo, di esperti, eccetera, li possiamo sostenere. Questo sì. Poi, grazie di cuore. Aggiungo una cosa super rapida, perché insomma, la risposta era super mega completa, ma era un'altra riflessione, perché a volte si vede molto nettamente la frattura che c'è generazionale fra giovani, anche qua noi giovani, se vogliamo, mi metto, che vogliamo salvare il mondo, mentre invece chi è un po' più adulto vive in un posto, ha magari dei figli, vuole salvare il posto dov'è, no? Quindi dice, è preoccupato per l'acqua, per l'aria, per la terra, e quindi vede di meno il mondo, ma è preoccupato giustamente di non ammalarsi. Ecco, servirebbe, come dire, congiungersi il più possibile, cioè far capire ai giovani che per salvare il mondo bisogna salvare anche in primis il posto dove si vive, e allo stesso tempo, come si dire, quello che noi proviamo a fare come Fridays, ovviamente esponere questo sguardo globale, dire ok, sì, sono essenziali i comitati, a maggior ragione perché poi rispondono a questa sfida globale che è la crisi climatica, che poi vive anche in queste cose qua. Assolutamente. Quindi, strategicamente no, è utile. C'è una vera... sui giovani per poi far capire che è lì, il solito agisci globale. Magari non lo so, è scontato, però c'è una frase dei vecchi ecologisti che è agire localmente, pensare globalmente. E l'hanno già detto, sai? Non volevo dirla io ancora una volta che entra, che ormai fa... Però esatto. È quella roba lì, quindi in realtà, e questo è... Ce l'ha spiegato appunto Marino Luzzarenti, c'è stato... questo grandissimo studioso dell'ambiente che è stato Giorgio Nebbia, che io non ho avuto la fortuna di conoscere, che
lui parlò di primavera ecologica negli anni 70, cioè quindi, come dire, guardate che io, che come avete capito ne mastico di ambiente e salute, sfogliando il libro di Marino sono rimasta sconcertata io stessa, no? Cioè, voi avete visto quello che i vostri concittadini più vecchi hanno fatto quasi 10 anni fa a Brescia, però io ho letto quello che quando io ero bambina, chi c'era, e dove vivevo io, in Valleolona, comunque sono sempre in Lombardia, sempre, c'era invece chi aveva un pensiero globale. Quindi guardate che anche se vi dicono che il pensiero globale è troppo distante, no, bisogna, il pensiero globale bisogna sempre averlo. E anzi, questo Marino mi ha detto di dirvelo, cioè, e, lui, e nel libro viene fuori questa cosa, no? Lui a un certo punto parla di autori, perché lui è Pierluigi Poggio, sì, parlano di pandemia silenziosa nel momento in cui dicono che, come dire, questi inquinanti ricadono, e lo sapete, io l'ho scritto anche in tante inchieste, l'inquinamento del passato si somma a quello del presente. E quindi, come dire, è una ricaduta anche purtroppo su di voi, cioè su di voi, sui ragazzi che nascono adesso, perché comunque questo tipo di inquinanti, molti di questi tipi di inquinanti hanno anche, agiscono anche a livello del nostro corredo genetico, piuttosto che, pensiamo ad esempio nel Veneto c'è stato questo grandissimo inquinamento da PFAS, ci sono i vostri coetanei che stanno soffrendo di un sacco di malattie legate al sistema endocrino, e in parte questa cosa c'è anche, come dire, a Brescia, cioè quello che viene, io ho raccontato il rapporto Sentieri, no? Si vede adesso col Covid, abbiamo capito tutti l'importanza degli epidemiologi, no? Nel bene o nel male, perché prima ero una delle poche giornaliste che in Italia seguiva gli epidemiologi, perché in realtà gli epidemiologi storici, avete visto Edoardo Bai, che è responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia e di ISTE Milano, Medici per l'Ambiente, appunto poi c'era Walter Canapini, che è stato tuttora appunto membro onorario dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, c'è Fabrizio Bianchi del CNR di Pisa, Pietro Comba dell'Istituto Superiore di Sanità, e tanti altri che avete visto, sono però studiosi che sono sempre stati molto attenti anche a cercare di parlare con i giornalisti e con i cittadini per far capire e sollecitare la politica, attenzione ragazzi, la politica, di prendere decisioni giuste per il nostro futuro. E qui si apre tutto il discorso che già voi state portando avanti, insomma. Io poi, Be Global, Act Local, giusto Chiara che diceva? E poi c'era, volevo chiedere, Ivan aveva fatto una domanda, che dice che era la domanda, volevo chiedere se dopo le conquiste dei movimenti di Brescia ci sono enti a cui mandare campioni nel caso ci siano sospetti di inquinamento. Allora, nel caso ci siano sospetti di inquinamento su Brescia, in teoria il cittadino potrebbe chiedere all'ARPA, cioè qui poi Stefania non so se riesce a parlare, perché però lei stessa lo può raccontare, cioè ci sono stati dei cittadini bresciani che hanno fatto analizzare il terreno del loro giardino, cioè, quindi ecco. L'ARPA di Brescia mi sembra, come dire, storicamente, insomma, tutti i dati che abbiamo a disposizione, le varie mappe, eccetera, sono state documentate dall'ARPA negli anni. Ci sono delle state delle situazioni in cui le agenzie regionali per l'ambiente non sempre sono state così trasparenti, attenzione. Quindi in alcune situazioni, come in Basilicata, anche in altri territori, questo lo so per certo, ad esempio era successo a Bari, dove c'era la fibronit, anche lì sono materiali che non ho montato ancora, la grande storia dell'amianto gira per tutta l'Italia, però lì un attivista mi raccontò che lui si trovò in spiaggia con dei pezzi di amianto, della roccia da cui deriva l'amianto,
E lì capì che si trovava davanti a un caso di sversamento. Presero la sabbia, la mandarono ad analizzare e in un laboratorio che non era in Puglia, era mi ricordo da Bologna, eccetera, e lì capirono che effettivamente quella spiaggia, che poi è stata isolata dalla città di Bari, dal comune di Bari, era praticamente una discarica di amianto e i baresi ci andavano a fare il bagno. Quindi, ecco, anche qua, mandare i campioni bisogna muoversi in un certo modo, insomma. Però anche su questo siamo a disposizione, ecco, sicuramente vi possiamo aiutare. Bene. Altri dubbi amletici o anche non amletici abbiamo detto? No, vabbè, però insomma abbiamo, grazie, l'ho risposto, perfetto. Beh, comunque insomma, io ora vedo che c'è anche Raffaella. Non so se Stefania vuoi parlare che non ti si vede. Parla. Cosa devo dire? Io l'attrice non potevo dire della... The Oscar goes to... No, beh, ricollegandomi a quello che diceva Rosy, sì, l'ARPA è lo strumento migliore per fare segnalazioni. Noi ormai abbiamo un filo diretto con ARPA, non ci possono più vedere, sentire. Sono terrorizzati quando sentono che li contattiamo. E quindi. E invece per quanto riguarda quello che diceva Elena del problema della selca, che lo conosciamo anche come Bastavelleni perché siamo stati contattati da un comitato locale e siamo saliti in Valcamonica alcuni di noi per dare un attimino una mano rispetto a questa cosa. Io quello che mi sento di consigliare comunque all'interno magari del paese o della zona sono sempre due le cose da fare secondo me. Una è l'informazione, che è la cosa più importante, perché purtroppo l'ignoranza, ma non perché si vuole offendere qualcuno, ma proprio perché ignora il problema, regna sempre dappertutto. Se pensate che a Chiesa Nuova le persone pensavano che il PCB non ci fosse più perché non ne parlava nessuno, avete già capito che piega possono prendere le cose quando non si parla di un problema, non ne parli per anni e le persone rimuovono questo problema, lo rimuovono anche dalla loro testa. Quindi quando noi abbiamo fatto le assemblee pubbliche all'interno del quartiere, le persone uscivano frastornate da tutto quello che veniva detto e quello che mi dicevano spesso era: non credevo che ci fosse più il PCB perché non ne parlava più nessuno. Quindi l'informazione è la cosa più importante, parlarne, fare dei momenti di informazione dove si spiega quello che sta succedendo. Però sono sempre dell'idea che a fianco di queste iniziative ci deve essere sempre una piccola mobilitazione, che non deve essere per forza un'azione forte o di disturbo, quelle possono venire successivamente quando ci sono magari delle situazioni di pericolo, che allora bisogna un po' smuovere, diciamo, le acque. Però fare anche un flash mob, un piccolo presidio, perché le persone quando vedono queste cose poi cominciano a porsi delle domande, dicono: ma perché, cosa sta succedendo, che problema c'è, che cosa, e quindi in quel momento è facile che le persone si avvicinino al problema. E quindi sono queste due le modalità che in genere anche noi, ancora quando è successo appunto tutto il fattaccio della scuola, abbiamo messo in campo queste cose. Abbiamo sempre cercato comunque un dialogo istituzionale, seguendo tutta la parte diciamo istituzionale dei contatti, però quando poi vedi che non risolvi niente e non ci sono risposte da parte degli enti che ti dovrebbero rispondere, quando inizi a pestare un po' i piedi, a fare azioni dove di visibilità, allora poi subentra tutta una serie di cose per cui poi ti ascoltano. Scusate, sono stata un po' lunga. No, no, anzi, no, invece sei stata, vedi quello che dicevamo Elena, voi l'avete già fatto, cioè
Ed era esattamente quello che non lo sapevo, però cioè, dicevo, l'avete già fatto. Quindi in realtà è così, nel senso che io poi appunto seguendo le magliette bianche, il coordinamento nazionale dei siti contaminati, quella generazione che Giovanni dice, no? Che è una generazione adulta di attivisti, come dire, ci sono delle buone pratiche che devono essere salvate, no? E questa l'abbiamo anche ascoltata da Michele Boato, che è appunto il presidente dell'Eco Istituto del Veneto, Alex Langer, che è appunto premiato nostro Nicola col premio Laura Conti, che anche lui ha scritto questo libro in cui, come dire, ha messo nero su bianco delle pratiche che in parte voi state già facendo, però attenzione, ci sono delle pratiche e poi vanno anche oltre, perché a un certo punto, così come esattamente è stato fatto a Brescia, si parte con le denunce, con gli esposti. Cioè Marino Serenti ha chiesto, io stessa, ha fatto richieste di accesso alle informazioni, sono state mandate richieste di intervento al Ministero, quando le istituzioni locali non volevano vedere cosa stava succedendo, i cittadini si sono rivolti a Roma, no? Così come a Taranto si sono rivolti alla Corte per i diritti umani europea, il quale ha dato loro ragione, attenzione, no? Quindi ci sono dei meccanismi di cittadinanza che, come dire, vanno a step, però questi step non possono crearsi dall'oggi al domani, no? Si creano solamente con un percorso civico di formazione. Ci sono delle associazioni, come appunto Bastavelleni, noi che siamo un progetto ibrido tra associazione e giornalismo civico, che io preferisco piuttosto che al costruttivo, come termine, mi faccio sempre alla tradizione americana, infatti preferisco usare giornalismo civico, quindi di interesse pubblico, che è quello di andare a individuare delle pratiche che possono essere diffuse. E questo lo stiamo facendo, Cittadini Reattivi nei mesi scorsi ha dato vita a una scuola di cittadinanza dove queste esperienze che abbiamo raccolto negli anni le riportiamo, quindi siamo anche a disposizione su questo. Attenzione, io poi con voi, con molti del movimento Fridays for Future mi sono già confrontata, no? Come vi dicevo, quindi siete già davvero molto preparati, no? Sicuramente magari sui temi generali, e qui hai ragione Giovanni, però le lotte si vincono anche comprendendo bene i problemi locali, perché quando si parla di Brescia come capitale dell'economia circolare, dobbiamo capire davvero che cosa si intende dire, attenzione, perché economia circolare deve andare di pari passo con la salute dei cittadini e quindi conoscere i processi di riciclo delle scorie, dei rifiuti, i loro viaggi in giro per l'Italia o per la Lombardia, quelle cose bisogna approfondirle. I vostri... Siamo dell'economia circolare per l'Italia. No, però dovevo mi hanno detto di ricordarvelo, ecco, io ve l'ho ricordato, questo è stato... Bene, io intanto vi ringrazio, adesso magari devo, non so voi se... Io sono qua, ecco, però in ogni caso mi ha... Intanto grazie per questo invito e... Allora, esatto, già che ci sono e che poi dobbiamo ricordare cose, mi ricordava giustamente Chiara di ricordare che il 19 marzo, che è la festa del papà... Il 19 siamo con sarà... voi, giusto? Esatto, il 19 ci sarà il prossimo... Esatto, anche noi l'abbiamo in calendario, Cittadini Reattivi, cioè è sempre stato in piazza con voi dal primo, per cui ci siamo. Grandi. Ci siamo da sempre. Ma anche perché la cosa bella di fare Fridays for Future è che appunto è estremamente liquido, quindi tutti quanti possono assolutamente dirne di essere. Il primo l'ho fatto con i ragazzi di Fridays for Future Salerno, perché eravamo a Salerno, giusto per dire, eravamo stati invitati, quindi in realtà... Manuel c'era a Salerno, esatto, possibile. Da un altro dei comitati storici che aveva organizzato con i ragazzi la manifestazione, quindi se andate a vedere anche sul nostro
Instagram ci trovate le foto di quella prima manifestazione. Quindi ecco, segnatevi comunque sul calendario che il 19 marzo, non sappiamo ancora in che forma, stiamo valutando, stiamo cercando di capire, ma insomma ci sarà la prossima super giornata per il clima mondiale, quindi insomma ecco. Noi siamo sarà... quindi, bene. Noi i prossimi appuntamenti, vabbè, non ne abbiamo, adesso anche noi stiamo lavorando a diversi progetti, ve lo dico, questa della scuola di cittadinanza che spero che riusciremo a riprendere. Ci stiamo occupando anche di whistleblower, cioè di coloro che all'interno della pubblica amministrazione possono anche segnalare in modo anonimo a noi, che siamo anche giornalisti, quello che non va, perché anche sui temi ambientali, di sanità, come abbiamo accennato nel documentario, ma come io stessa ho scritto nel rapporto Ecomafie, purtroppo ci sono tantissime illegalità e molto spesso è proprio lo Stato che lascia questi varchi alle illegalità. E quindi uno dei prossimi lavori che faremo, faremo dei momenti, dei webinar di formazione liberi, questi, e niente, insomma, quindi noi, venerdì anche per noi è una giornata, nel senso che venerdì è per noi sempre un... Infatti oggi abbiamo titolato la newsletter, non a caso... Follow the Future, perché era la crasi di un progetto che stiamo facendo anche noi a livello nazionale con altre associazioni nazionali per monitorare come verrà spesa i fondi che arriveranno dall'Europa, e qui vi invito insomma anche aderire a questa campagna che abbiamo lanciato. Anche quella con Sbilanciamoci? No? No, in realtà ce ne sono diverse. Noi abbiamo lanciato come associazione che è in questo tavolo che si chiama Open Gov Partnership Forum. Cioè sarà The Good Lobby. Sì, esattamente, con i colleghi di The Good Lobby, perfetto. Noi come cittadini reattivi siediamo a quel tavolo. Siamo referenti per l'azione degli open data, perché siamo dell'idea, proprio visto che parliamo tanto di dati ambientali e sanitari, che il primo passo per la trasparenza sia l'apertura dei dati. Quindi abbiamo deciso di presidiare quell'azione. E quindi insieme a queste altre associazioni, The Good Lobby, Libera, Fondazione Etica, Transparency, Infonod, eccetera, abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Ripartenza a Porte Aperte, dove chiediamo al governo di impegnarsi. Oggi, ieri, è stata lanciata un'altra campagna sempre in questa direzione, che è Follow the Money, qui da Cittadinanza Attiva ed ActionAid. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative di società civile che vuole verificare e partecipare a come questi fondi verranno spesi, soprattutto anche, questo è uno dei nostri punti, sull'ottica della sostenibilità, cioè vanno anche spesi per migliorare l'aria in Lombardia, no? Migliorare l'aria vuol dire migliorare il clima, bonificare i terreni vuol dire dare possibilità alle persone di piantare cibo in quei terreni, perché se sono contaminati dobbiamo ricorrere, eccetera eccetera. Quindi ecco, queste sono alcune delle cose che stiamo facendo. Noi comunque, ecco, se vi iscrivete alla nostra newsletter eccetera, vabbè, queste cose le siamo in contatto, insomma. E quindi intanto grazie, e restiamo a disposizione ovviamente per altre proiezioni, ecco. Quindi grazie, insomma, se la di che? Per voi prima o poi. Chiara dice: perché la terra non è solo Pacciamama ma anche Paccio Papà, e quindi tutti chiamate raccolta anche Brescia, per non dimenticare far sentire la nostra voce anche e soprattutto in questo periodo storico. Bravissima Chiara, perché noi dall'anno scorso, cioè, attivi, poi così io chiudo, abbiamo anche scelto di raccontare la pandemia e di combattere l'infodemia, proprio perché ci siamo occupati di epidemiologia, di dati sanitari e ambientali quando non se ne occupava nessuno. E quindi sono d'accordissimo con voi, la crisi sanitaria, la crisi ecologica, la crisi ambientale purtroppo hanno tutte una stessa matrice, e quindi bisogna combattere assolutamente insieme per uscire nel miglior modo, insomma, da questa cosa.
Io direi che abbiamo detto tutto. Non abbiamo mai detto tutto, ma sicuramente no, abbiamo detto un sacco di cose. Quindi basta, anche perché dopo le 22, anche se siamo tutti in casa, oggi questa è soglia psicologica per dire basta, sono le 22, no, è una roba incredibile. Stanchi. No, e questo è un po' anche questo tempo, dopo le 22 siamo tutti un po'... No, ma anche perché passiamo, penso, tantissimi di noi tutto il giorno al computer, e pure lo svago, e pure tutto quanto, è lo stesso davanti, quindi insomma, tutto si riduce a un 2 cm per 3 sullo schermo e diventa... che peccato, che peccato. Niente, davvero, grazie ancora mille per averci dato a disposizione il link che rimarrà per tutta la notte, per quindi chi vuole farsi la maratona di 8 volte il film, io non faccio finta niente, può farlo assolutamente, fino a domani. Quindi ringraziamo ancora una volta Rosy Battaglia per là, andate a cercare i loro cittadini reattivi dappertutto e soprattutto diventiamo cittadini reattivi. Basta. Grazie Chiara, grazie a tutte, grazie Elena. Grazie mille. Grazie a ciao. Voi. Ciao, grazie a Stefania, Raffaella che vedo, Ivan. Che però... E poi vabbè sì, ovviamente vabbè, Stefania e Raffaella che sono tra l'altro già che sono qua. Insomma. Esatto, okay. Grazie ciao, sicuramente grazie anche a voi altre. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie, no, ciao. Abbiamo anche registrato, quindi questo lo metteremo online, insomma, se ci autorizzate. Yeah. Così. Buona serata, buonanotte. Buonanotte.